Beh, buongiorno a tutti e benvenuti anche da parte mia a questa terza edizione in cui la scuola davvero fa il punto della sua situazione in questo territorio, quello bergamasco, che sta veramente credendo nel digitale per implementare il trend della crescita e dello sviluppo economico e sociale e dove città e paesi in tutta la provincia, come ci ha ben illustrato il sindaco, sono sempre più smart, ricchi di servizi e di opportunità per l'intera comunità. Questo evento, e mi piace davvero ricordarlo, è stato sostenuto dall'amministrazione comunale di Bergamo, di cui apprezziamo l'attenzione che riserva ai giovani e alla scuola in un clima di costante e arricchente confronto. Ringrazio quindi il sindaco Giorgio Gori e anche l'assessore Loredana Poli per l'impegno profuso per realizzare questa bella manifestazione. Desidero anche ringraziare l'altro partner di questo evento, che è l'Associazione Impara Digitale, ed in particolar modo colei che davvero ne è l'anima, che è la professoressa Dianora Bardi, che anche la, con lo stesso sostegno e motivato impegno ci aiuta a tenere sempre alta l'attenzione sul tema della didattica del e con il digitale. Permettetemi anche comunque di ringraziare il mio ufficio, in particolare la professoressa Paola Crippa, per l'impegno nell'organizzazione di questo, che è un evento che ci ha occupato davvero per alcuni mesi. Desidero anche accogliere e salutare il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, la dottoressa Delia Campanelli, che ci accompagna sempre in questi percorsi di crescita e di riflessione. E con lei ringrazio anche tutti i relatori che arricchiranno la giornata di oggi. Una giornata di lavoro e di discussione su questioni di realtà quotidiana e di dati concreti sul tema del digitale. E allora permettetemi anche un piccolo cenno di campanilismo, perché desidero ringraziare e elogiare soprattutto la scuola bergamasca di ogni ordine e grado, per gli eccellenti risultati ottenuti attraverso il grande impegno nella partecipazione a far fruttare tutte le occasioni che sono state offerte per rinnovare le strutture e la didattica nella scuola. Con lavoro costante e convinto, non semplice e spesso anche gravoso, dirigenti e docenti bergamaschi si impegnano con ottimi risultati nella partecipazione ai bandi, come ai PON, a concorsi, in attività di formazione e soprattutto nella sperimentazione di metodologie e format legate al digitale, come recentemente è stato fatto anche con gli hackathon. Abbiamo a cuore la ricerca sul tema dell'innovazione digitale nell'impianto didattico delle nostre scuole. Sosteniamo le occasioni di confronto e discussione dei docenti, in particolare, sia a livello nazionale come quello di oggi, ma sosteniamo anche occasioni di scambio e di partnership tra le scuole bergamasche e quelle europee. Non dimentichiamo poi che noi tutte scuole italiane abbiamo avuto nei mesi scorsi importanti e ricchi riferimenti normativi ed indirizzo proprio sul digitale, riferimenti che delineano lo scenario complessivo nel quale si deve collocare il contesto dell'azione didattico-educativa e formativa di ogni istituzione scolastica. E mi riferisco al documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari dello scorso marzo 2018, che ci ha invitati ad una rilettura delle indicazioni per dare maggiore centralità al tema della cittadinanza, quale vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline. Da qui anche l'invito ad un necessario approfondimento sulla declinazione ai contesti e ai temi della cittadinanza digitale e alla sua valutazione. E la ricerca pedagogica dimostra il peso crescente della cultura partecipativa e dell'apprendimento informale e ne conferma le potenzialità e alcune criticità su cui oggi non ci soffermeremo, ma certo mette in discussione sia il setting educativo tradizionale sia il ruolo dell'insegnante. Accanto ai tradizionali focus sui processi cognitivi nascono nuove tematiche importanti come la reputazione personale online, importante perché sui media vi è la possibilità di ritrovarsi e far gruppo e collaborare pur trovandosi lontano.
E i nuovi strumenti di comunicazione richiedono però consapevolezza e una nuova alfabetizzazione media, e ripropongono anche la necessità di un umanesimo digitale, in particolare perché vogliamo essere una scuola che sfrutta e utilizza il potenziale delle tecnologie digitali, ma che vuole tenere saldamente al centro il processo di istruzione e formazione di ogni studente. E mantenere uno sguardo aperto al contesto internazionale è indispensabile, perché la questione non coinvolge solo la scuola italiana. La società civile chiede ai sistemi scolastici nei diversi paesi di adottare formule didattiche innovative in un contesto pervasivo che crei un processo d'apprendimento intenso. I paesi chiedono alla scuola non solo di far acquisire conoscenze di base che siano fra l'altro sempre meglio strutturate e consolidate, ma di accompagnare gli studenti ai traguardi di competenza in linea con le esigenze di innovazione basate sul problem solving, sulla user experience nell'ambito della formazione permanente. E da maggio 2018 abbiamo a disposizione anche la versione italiana del modello europeo DigitComp 2.1, il quadro delle competenze europee digitali per i cittadini, uno strumento validato a livello europeo che dà delle indicazioni su quali competenze abbia bisogno il cittadino europeo 4.0 e traccia modelli di percorsi verticali a cui possiamo riferirci per la strutturazione dei curricula. E quindi dobbiamo necessariamente migliorare il nostro impegno per la ridefinizione delle competenze, perché nessuno si è escluso o travolto da quelle rivoluzioni industriali che, diversamente dalle passate, procedono molto spedite e richiedono sempre una maggiore riqualificazione del lavoro, con più progettazione e controllo e soprattutto con maggiore capacità di lavorare con i dati. Certamente la qualità delle nostre conoscenze e abilità stanno cambiando, probabilmente non solo a causa dei supporti usati per leggere o scrivere. Oggi vogliamo sapere come e dove possiamo trovare un'informazione piuttosto che cercare di ricordarla. La tecnologia che consente di accedere ai dati in ogni momento ha modificato il nostro modo di intendere il sapere ed è necessaria quindi una nuova concezione per l'apprendimento che porti a considerare più importante essere consapevoli del perché si ha bisogno di una conoscenza o di un'abilità e sapere poi come e dove trovarla. E non basterà quindi una semplice operazione di aggiornamento delle competenze e delle conoscenze. Dobbiamo far conseguire a tutti livelli maggiori di capacità critica e di pensiero laterale, che saranno le qualità sempre più richieste per poter imparare a selezionare informazioni numerose, complesse e contraddittorie. Quando come educatori abbiamo cominciato a chiamare la nostra classe spazio di apprendimento, siamo stati obbligati a cambiare il modo di vedere cosa accade al suo interno. Dobbiamo saper comunicare questo cambiamento agli studenti affinché possano comprendere che la finalità principale del loro stare a scuola è apprendere, imparare e non ricevere insegnamenti. Quindi anche il valore aggiunto che si determina mettendo le lezioni sul cloud o realizzandole attraverso linguaggi digitali non è tecnologico o digitale, ma è pedagogico. La riorganizzazione del tempo e dello spazio per recuperare un rapporto educativo, personalizzare i percorsi di apprendimento, che comporta anche un cambio di ruolo degli insegnanti, di orari, strumenti e persino sistemi di valutazione. Non possiamo dimenticare che la trasformazione digitale è prima di tutto e soprattutto culturale e poi tecnica. Ed è vero che l'open innovation è indispensabile per trasformare imprese e istituzioni pubbliche. Tuttavia, è da tutti riconosciuto come la vera sfida sia il capitale umano all'interno delle organizzazioni e nella società nel suo complesso. Non solamente perché entro pochi anni le statistiche ci dicono che mancheranno figure professionali in grado di coniugare doti statistico-matematiche, informatiche e capacità di visione imprenditoriali, ma perché comprendere
utilizzare e soprattutto saper costruire algoritmi e muoversi nei big data sono ormai competenze chiave per ogni cittadino e per ogni professione. E allora mi accingo a concludere ricordando che il compito principale dell'insegnamento, come scrive Luciano Canfora nel suo testo Gli antichi ci riguardano, oggi è fornire anticorpi rispetto alle mode, vale a dire trasmettere contenuti e stili di pensiero che allontanino gli studenti dal rumore esterno, consentendo di guardare la realtà con spirito critico. Buon lavoro a tutti.